Professor Aiello, ho letto il suo articolo. Quali sono le buone notizie? La buona notizia sta nel fatto che dall'analisi dei dati che stiamo osservando sul contagio in Calabria si rileva che la diffusione del virus si sta attenuando. Cresce sì, ma non in maniera sostenuta come avevamo osservato circa 7-8 giorni fa. Ed è un'ottima cosa perché questo significa che le misure che sono state messe in atto per interrompere la catena del contagio e stanno avendo i loro effetti e gli effetti li osserviamo esattamente in prima battuta sulla variabile chiave di questo fenomeno, cioè sulla diffusione del numero dei contagiati in Calabria. Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? Un aumento di casi? Lei ha fatto una sua valutazione? Fare previsioni su quello che succederà nei prossimi giorni non è un'operazione semplice, è molto rischiosa, incerta, perché dipende sia da fattori esogeni, cioè da cose che noi non riusciamo a prevedere oggi, che si verificheranno domani e che avranno un impatto sullo contagio, e dai comportamenti degli individui. I calabresi si stanno adeguando molto bene all'idea di bloccare la catena del contagio e isolandosi a casa e dovranno continuare a fare questa cosa. La previsione è che se tutto dovesse rimanere così come è stato negli ultimi 5-6 giorni, quindi se il modello che abbiamo stimato dovesse essere confermato per i prossimi 10 giorni, noi prevediamo che ci sarà un picco nella prima settimana di aprile, al di là del quale la crescita del contagio dovrebbe attenuarsi, se non addirittura diminuire.